L'ESM, lo European Stability Mechanism, ribattezzato in italiano MES, è lo strumento politico e finanziario con cui l'Europa intende gestire le crisi debitorie nei paesi dell'area euro. Proprio per questo ruolo, il MES è stato anche definito Fondo Salva Stati. Ma se il denaro per le borse si compra sotto costo, i tassi sono ancora a zero, le risorse per evitare il fallimento di uno Stato costano care. I governi che accedono ai fondi tagliadebito devono infatti cedere il timone delle politiche di bilancio ai tecnici del MES, che hanno anche il diritto di operare una ristrutturazione del debito sovrano se lo ritengono necessario. Proprio questa condizionalità è alla base delle proteste dell'Italia contro il progetto MES. Unica tra i 19 paesi Eurozona, l'Italia ha chiesto modifiche radicali al testo di legge in via di approvazione, ma i risultati sono incerti. Non tanto sotto il profilo tecnico, aggiustamenti operativi sono sempre possibili prima del voto finale, quanto sul piano di un cambiamento dell'architettura d'insieme del nuovo approccio alle crisi. Lo spirito del MES non è quello della solidarietà e del soccorso ai paesi in crisi, quanto quello della responsabilizzazione dei governi nei confronti dei partner e dei mercati finanziari. Ristrutturazione del debito e commissariamento sono i due lati della stessa medaglia, quella al disonore finanziario. Nel caso italiano c'è anche un messaggio chiarissimo in più. Il valore reale dei titoli di Stato dipende dall'Europa, non dall'Italia. E il fatto che le banche italiane abbiano in portafoglio l'80% dei BTP significa che gli strappi di bilancio dei governi li pagheranno cittadini, banche e imprese.